Linux, ma perché? Perché ce ne sono così tanti di Linux? Perché tutte queste differenze? Perché tutte queste distribuzioni? Mint, Debian, Red Hat, Fedora, ISUSE? Perché? Perché? Faccio solo confusione. Buongiorno a tutti, buon caffè e ripartiamo allora quindi con questa miniserie dedicata al mondo Linux, partendo da una delle domande fondamentali che spesso vengono fatte da chi si avvicina a questo mondo. La confusione che deriva dal fatto che esistano diverse versioni, esistano diverse distribuzioni. Non sarebbe meglio averne una versione unica, standard, che dici è quella e via? Teniamo questa domanda lì perché ve la voglio rifare a fine video e voglio vedere se, come dire, l'approccio cambia. Una risposta molto semplice sarebbe perché si può, perché è possibile, perché è una delle flessibilità che vengono introdotte nel momento in cui si incomincia a parlare di open source, cioè non c'è più un diktat che arriva dall'altro da una casa produttrice, ma c'è la possibilità che ognuno proponga distribuzioni diverse. Una risposta un po' più tecnica invece sarebbe quella di dire attenzione, quando si parla di Linux si sta parlando del kernel, una distribuzione Linux che sarebbe più corretto chiamare GNU Linux, è una collezione di software che sono composte dal kernel ma da tutti quegli altri software che poi alla fine servono per avere qualcosa di utilizzabile come un desktop environment se uno ce li ha, la parte grafica se uno ce li ha, strumenti per ufficio, browser per internet, cioè di tutto, qualsiasi software che volete mettere su, diciamo, compone un po' questo puzzle. Ecco, siccome noi possiamo comporre diversi puzzle basati fondamentalmente su cosa? Esigenze diverse e su preferenze diverse, ecco che comincia a svilupparsi tutta quanta una serie di possibilità. E qui arriva il bello, e qui arriva il bello perché se io posso comporre una distribuzione Linux come pare a me, posso creare una serie di strumenti diversi che possono andare a rispondere meglio ad alcune esigenze, cioè se io so che avrò bisogno di un sistema operativo particolare perché quel server, quella macchina, quel desktop dovrò utilizzarlo principalmente per operazioni di un certo tipo, è corretto che io incominci ad utilizzare un sistema operativo che già mi porta in quella direzione. Facciamo alcuni esempi. Ci sono tutta una serie di distribuzioni di Linux che servono esclusivamente per fare il rescue dei sistemi, che mi permettono di far ripartire il computer, attaccarmici, tirare fuori i dati, provare ad aggiustarlo, via dicendo. Ci sono delle distribuzioni di Linux specializzate per l'utilizzo di software multimediale, tipo Ubuntu Studio. Famosissima Kali Linux è quella che adesso va molto per la maggiore per quello che riguarda tutte le operazioni di security assessment, penetration testing. Abbiamo ovviamente delle distribuzioni o addirittura delle versioni di delle distribuzioni specializzate per i server. Qua ovviamente ad esempio non troveremo tutti i software per diciamo l'Office, non troveremo probabilmente dei browser, molto spesso non troveremo neanche dei desktop environment perché comunque non, queste macchine non avranno mai neanche attaccato un monitor. Un'altra distribuzione molto famosa ad esempio invece è Raspbian, che è fatta apposta per andare sul Raspberry Pi perché essendo diciamo costruito con un hardware di cui conosci vita, morte, miracoli, correttamente gli fai un sistema operativo che è specifico per quell'hardware. Ecco, poi c'è questa cosa bellissima perché molte distribuzioni a loro volta derivano dalle distribuzioni precedenti, quindi ci sono addirittura dei grafici molto complessi che vanno avanti ormai da 30 anni, qualcosa del genere, dove c'è tutta, diciamo, la genealogia delle varie distribuzioni Linux, da come sono partite, come sono, diciamo, state forcate, cambiate, aggiustate. Quindi si può, quindi è una flessibilità, quindi questa flessibilità possiamo utilizzarla bene, ma all'inizio siamo un po' spaesati, cioè qual è quella che scelgo io, come faccio io a sceglierla? Allora, ci sono diversi modi. Innanzitutto all'inizio uno dice vai sul sicuro, vai su una di quelle più diffuse, vai su quelle utilizzate di più. Noi probabilmente per tutte quelle cose che faremo vedere nei prossimi video su questo argomento utilizzeremo sicuramente Ubuntu o Mint, che è una derivata di Ubuntu. C'è sostanziale differenza fra usare una distribuzione piuttosto che un'altra? Alle volte sì, alle volte no, dipende da quante sono le personalizzazioni che vanno più in profondità. Una delle cose, diciamo, che vale la pena notare è qual è il sistema di aggiornamento del software che utilizzano. Questo package manager, ovvero il software che si occupa di andare a scaricare da internet dell'altro software e installarvelo su vostra richiesta. Bisogna, come dire, conoscere un pochino, giocarci. Come si fa? C'è un bellissimo
bellissimo sito che si chiama DistroWatch, poi lo lasciamo giù, che fondamentalmente raccoglie tutte le principali, che sono veramente centinaia di distribuzioni, e ti dice differenze tra l'una e l'altra, che punto sono arrivati, se ci sono stati aggiornamenti, qual è l'ultima versione, via dicendo. Un modo per divertirsi è quello ad esempio di prendere una penna USB, scaricare queste distribuzioni ISO e una alla volta le si mette sulla penna USB e si fa partire il computer a partire dalla penna USB, semplicemente per provare, tenendo conto che ovviamente essendo un sistema che parte da una penna USB sarà decisamente molto più lento di quello che sarebbe in realtà se partisse dallo stesso hardware. Ma torniamo a Bombazza. Siamo partiti con la domanda: perché ci sono così tante distribuzioni che adesso addirittura mi confondo e non so che cosa fare? Rivediamo questa domanda in una maniera diversa, invece ribaltiamo completamente la domanda. Alla luce di quello che abbiamo visto, alla luce di quello che abbiamo capito, invece vi sembra normale che altrimenti in giro, in tutto quanto il mondo, tutte le persone che fanno lavori diversi, con occupazioni diverse, con scopi diversi, utilizzino tutte esclusivamente la stessa versione di uno stesso sistema operativo con poche variazioni, perché quella dovrebbe andare bene per tutti quanti? Non siamo forse dalla parte opposta dello spettro, dove c'è un'iperstandardizzazione ed è tutto uguale, tutto identico, e ci perdiamo un sacco di possibilità di andare in profondità sulle cose utilizzando degli strumenti migliori, perché quello deve essere il cacciavite che va bene per tutti quanti e tutti possono usare soltanto lo stesso cacciavite? Se questa domanda adesso vi fa scattare in mente qualche, come dire, dubbio, e probabilmente state cominciando a darvi già da soli delle risposte, probabilmente avete fatto il vostro primo passo in un universo molto molto più ampio e divertente. Al prossimo caffè e al prossimo passo.